Ragazzi, sono anche salita a piedi. Ciao Ditta, ciao Salvatore. Poi, vedi, tutto addosso a me. Adesso tempo di riprendere un attimo respiro. Ti piace la mia mascherina natalizia? Ci siamo ormai. Oggi una ricetta non prettamente natalizia, ma buona, buona, buona. Guardate che qui in casa c'è un profumo strepitoso. Va bene, vi presento subito di chi sono ospite oggi. Valerie Parodi, moglie di Sebastiano e mamma di Luigi e Rebecca. Il suo sogno nel cassetto è aprire un piccolo ristorantino, meglio se su una spiaggia tropicale. Il suo cavallo di battaglia? Senza dubbio il risotto. Ed eccomi nella cucina di Valerie, che ringrazio per il suo tempo per preparare un classico, direi, no? Della cucina napoletana, ma insomma della cucina dei buffet, degli aperitivi, degli antipasti. Che cosa ci prepari? La pizza rustica La facciamo pizza oggi. rustica. Senti, Valerie, ma di solito la pizza rustica, io vedo qui alcuni ingredienti, tipo la ricotta, mi richiamano forse a un periodo pasquale, e invece. No, noi siamo prepararla anche per il periodo natalizio, anche per Capodanno, devo dire la verità. La usiamo come antipasto proprio prima poi Di di cominciare sì, con i di cominciare, come bagordi. se mangiassimo poco. Esatto. C'è da dire comunque che, almeno per quanto mi riguarda, ci sono anche dei periodi nelle festività in cui uno ha voglia di mangiare un pezzettino di qualcosa e base, e la frutta. E quindi questa può essere davvero una ricetta ideale. Naturalmente ognuno avrà la sua versione. Questa è la versione di Valerie. Noi adesso vedremo in sovrimpressione gli ingredienti. Partiamo dalla pasta frolla. Sì, assolutamente. Quali sono gli Allora, ingredienti? c'è la farina, poi Io qui vedo che tu hai preparato una caputo, una cuoco caputo, quindi sì. quella rossa per gli amici intenditori. E come mai? Questa è una farina particolare? Che caratteristiche No, ha? è una farina 00, è la top ottima Ok, per questa ottima per un po' preparazione. di tutte le preparazioni. Dopodiché? Poi c'è lo zucchero, il burro, il tuorlo. No, l'albume, L'albume, sì. Il pardon, e il tuorlo, e tuorlo. poi c'è un po' di latte, Ah, ok. bicarbonato e sale. Bicarbonato e Sì. Di sale. E di qua invece? qua invece abbiamo la farcitura, diciamo, Sì. c'è la ricotta, poi un po' di formaggi, io ho preso dello svizzero, un po' di prosciutto cotto, romano e parmigiano insieme, sale e pepe, e poi ci sono le uova, sempre Ok, sempre divise. separate. Sì. Va bene, naturalmente questo ci servirà, immagino, dopo. Qui vedo una impastatrice, quindi adesso andiamo a pesare gli ingredienti e poi andiamo all'impastatrice. Eccomi, allora pronta. Questa è la farina pesata. Sì. La versiamo. Beh, tu hai una cosa ancora più complicata dell'impastatrice, però va bene, insomma, è uguale. Sì, la comodità è che adesso mettiamo tutto insieme e via. Io lo trovo comodissimo, diciamo. Certo. Per non impastricciarsi le mani, però Assolutamente. naturalmente questa la pasta frolla può essere tranquillamente fatta Sì. Poi anche a mano. ci mettiamo lo zucchero. Sì. Ecco, io ti aiuto con le ciotoline che non servono più. Questo è albume. Sì. Quindi l'albume, i I tuorli. tuorli. Vuoi una cucchiaia? Sì. Vado. Ok, la spatolina. Sì. Grazie Vado, vado. Eccomi qua. Ho capito al volo. mille. Ecco qui. Poi Grazie. il burro. Il burro che è importante che sia freddo. Ah, vedi? Sì. Invece di solito noi in molte ricette abbiamo sentito parlare di burro a pomata. No, invece questo deve essere bello Sì, duro, vedi? E e poi un po' di poi un latte. po' di latte. Qui sale non ce ne va, un Sì, l'ho messo di qua, pizzichino. sì, un Ah, po' di sale e un po' di ok. bicarbonato. Benissimo. Ecco qui. Ok. Grazie. E facciamo E andare. adesso può andare. Allora. Bene, diciamo che il nostro impasto è pronto. Sì, lo prendiamo, Sì. lo riponiamo in un po' di pellicola. Sì, Ovviamente. ok. E lo facciamo riposare almeno una mezz'oretta in Ok. frigo. In frigo. Sì. Guardate, sto diventando bravissima ad avvolgere
Mi sono procurata anche un coltello. Ecco qua. Quindi mezz'ora di riposo, nel frattempo noi abbiamo altro da fare, naturalmente. Lo metto in frigo? Sì. Ok, allora tu comincia a spiegare Sì. che cosa. Allora, prendiamo una ciotola e ci mettiamo la ricotta. Eccomi qua. Senti Valerie, che tipo di ricotta abbiamo Un po' di utilizzato? ricotta romana ho preso. Ricotta Sì, romana, e quindi l'ho deve fatta. essere asciutta, Sì. bella asciutta. Sì. Poi Ok. ci mettiamo le uova, Sì. sempre con la spatolina. La spatolina famosa. Nel frattempo io che ti prendo una forchetta, credo. Sì. Sì. Ok. Dopo Lo le vuoi fare tu, Serena? uova. Oddio, che devo fare? Schiaccio, Sì, semplicemente. e fa Quindi incorporare un po' le schiacciate per incorporare le uova. Che altro ci mettiamo dentro? uova. Poi ci mettiamo i salumi, formaggio e prosciutto cotto, poi si può mettere anche un po' di salame se si preferisce. Beh, sì, poi sull'imbottitura lo sappiamo che ognuno ha i suoi gusti. Senti, ma va bene così Sì, o va proprio? benissimo, va Ah, va benissimo. bene, giusto una Sì. mescolatina, va bene. Poi, questo è prosciutto cotto, Sì. buonissimo, magro a dadini. E continuiamo a girare. Formaggio. Anche qui ognuno può mettere quello che vuole, Sì, più dolce, un po' più sì, piccante. assolutamente, è tutta una questione di gusti. Poi Sì. Poi, ci aiuto. mettiamo il pepe Sì. e io ci metto anche una spolverata di parmigiano e romano insieme, giusto un cucchiaio. Penso forse un paio di cucchiai in tutto. Sì. Ecco qua. Ok. Lì vedo dell'albume. A che cosa Sì, ci servirà? allora l'albume va montato e va incorporato dopo lentamente senza farlo smontare, diciamo. Ok, quindi a questo punto dovete utilizzare le fruste sicuramente per montare Sì. l'albume. Che dici? Va bene Va così? benissimo. Mi viene voglia di assaggiare. Ok, allora passiamo invece a questo devo Sì. togliere e procuriamoci una frusta e Sì. andiamo a montare l'albume. Vi svelo un segreto per la pasta frolla. Va lavorata, può essere fatta anche a mano. Però quello che vi raccomando è che va lavorata pochissimo, altrimenti poi dopo si ha difficoltà nella stesura. Allora siamo al punto giusto, credo, no, Sì, Valerie? A neve assolutamente. ferma. Ok, te Ecco li metto qua. Sì. nell'acquaio. A questo punto, che altro succede? Li incorporiamo nel composto che abbiamo preparato Sì. precedentemente. Questo serve per dare un po' di Sì, volume, un po' sì, di morbidezza. sì. E giriamo cercando di non farlo smontare in maniera molto facendo questo movimento. Da sotto a Sì. sopra praticamente. Questa è una cosa difficile, Sì, delicata. molto. Attenta. Ecco. È difficile, ma è anche importante, come se desse una consistenza diversa all'imbottitura, Sì, diciamo. sì, è vero, al ripieno, sì. Sì. Infatti ha un altro aspetto completamente, cioè prima sembrava, non so, asciutto, adesso Sì. è cremoso. Sì. Fatto questo, andiamo a stendere la pasta. Ecco, io l'ho tirata fuori dal frigo, noi naturalmente ce l'avevamo già. Ruotino, quanto è carino. Si imburra? No, questo non No. va imburrato, no. Vedi? Non sapevo questa cosa, però adesso questo lo lascio fare a te, Sì. perché qui c'è la maestria, io posso giusto scartocciare, dopodiché vai. Allora, ne prendiamo un po' e iniziamo a stendere. Ah, ok, quindi senza Sì, mattarello, certo, questa se no qua sì. Anche sì. perché la frolla meno la si lavora.
Nel frattempo il forno dovrà essere acceso? Sì, ventilato a 180 gradi. Ok, quindi già caldo. Sì, assolutamente. Ecco, con questo movimento che lei sta facendo praticamente si è stesa benissimo. Quindi la scatola, diciamo, sì, sotto, insomma, il... completamente ricoperta. Sì. E ci andiamo a mettere il composto. Questa tocca a te. Ah, pure. Difficile, guarda, le cose più difficili, ma vedi un po'. Dove, così? Sì. Tutto? Sì, sì. Ah, quindi bella proprio... piena, 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 perché mangiamo poco. Esatto. La schiaccio un po'? Sì, assolutamente. Io non vorrei fare guai, ma insomma, va bene. Così? Sì. Che fame, ragazzi! Anche voi da studio, scommetto, eh? Ditta, Salvatore, vi starete leccando i baffi. Io adesso vorrei non avere la mascherina per fare e leccare questo. Va bene, tutto a posto, ecco qua. Adesso mi dai un po' di carta forno e dobbiamo stendere la, sì, pasta. Me l'ero preparata. Va bene, avevo messo un po' di farina. Sì, la mettiamo comunque un po', certo, di farina, sì, sopra. Sempre. Ecco qua. Ok. Stavolta il consiglio lo posso dare io? Vi svelo un segreto? Quando dovete stendere la pasta frolla, che è impicciosa assai, voi prendete anche un secondo foglio di carta e lo mettete sopra, così non si attaccherà al matterello. Non lo sapevo. Visto? Effettivamente è molto più comodo. E quindi è più comodo. L'abbiamo stesa. Ecco qui. Questa la leviamo. E poi si conserva questa, perché è pulita, non sì, è che... Sì, assolutamente. E poi... effettivamente è molto più comodo, così. E andiamo a chiudere, cercando di sigillare bene. Per non... questa è anche una fase, è appunto una fase molto delicata, sì, immagino, perché sennò durante la cottura sta scatola, sì, si può, sì, aprire. Sì. Nel frattempo ricordatevi, avete già acceso il forno, ventilato abbiamo detto? Sì, ah, sì, 180 gradi. Ok. E dovrà cuocere per un'ora. Ah, per un'ora, sì, caspiterina. Sì. Se magari è troppo forte, si può abbassare anche un pochettino la temperatura. Questo facciamo i buchettini? Sì. Fate così, con la forchetta, come volete. L'importante è bucarla. L'importante è bucarla. Ok, la spennelliamo con un po' d'uovo. Questo tocca a me. Queste incombenze così difficili, come dire, proprio, assolutamente. Perfetto. Un altro pochino qua, giusto per dare questo, sì, cioè solo per dare il colore, sì, no? Assolutamente. Ok. Sì. Allora, questa adesso è pronta per andare in forno, ma naturalmente noi ce l'abbiamo già. Da un pacco di farina poco caputo a questa meravigliosa pizza rustica fatta dalla nostra Valerie, un jolly per il buffet, per l'aperitivo, per accompagnare qualche pietanza nel periodo natalizio. I due tagli li abbiamo fatti, adesso la prova del 9, quella... guardate qui che meraviglia! La pasta frolla è davvero profumata e buonissima. Sì, si vede subito dalla faccia. Grazie a Valerie. Ehi, da voi a studio, ne volete un pezzettino? Alla prossima!